Il cocktail concerto Insieme per la Vita, organizzato dalla sezione napoletana della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, guidata dal professor Adolfo Gallipoli d'Enrico, si è svolto ieri nell'Aula Magna dell'Istituto Nazionale Tumori Giovanni Pascale di Napoli. Protagonisti della serata spettacolo condotta da Serena Albano, Gianni Conte e Antonio Mambelli, col concerto dal titolo Napoli, musica e passione di una città. La performance musicale è stata preceduta dalla consegna del ricavato della manifestazione Solidarte, realizzata a dicembre 2010 dal Comando regionale della Guardia di Finanza della Campania a favore della LILT e dal conferimento del premio Giovanni d'Enrico 2011. Ulteriori dettagli dell'iniziativa li ha forniti il professor Gallipoli d'Enrico. Questa sera si realizza un sogno che data alcuni anni, che è cominciata con l'aria qualità della vita. Tutti i pazienti a cui noi dedichiamo innanzitutto le cure, ma soprattutto il prendersi cura, grazie a questa manifestazione, grazie a tanti amici, ma innanzitutto alla Guardia di Finanza, stasera questo sogno diventa realtà. Al presidente della LILT di Napoli, i 45.000 euro ricavati dalla manifestazione di beneficenza sono stati consegnati dal generale della Guardia di Finanza regionale della Campania, Giuseppe Mango. È uno sforzo congiunto che va ascritto al merito di molteplici protagonisti, e tra cui non solo i finanzieri, i loro familiari che hanno offerto le opere, ma anche gli stessi soci della LILT, gli artisti che hanno donato e offerto le opere, gli acquirenti che ovviamente hanno consentito di raccogliere in maniera tangibile questi fondi.